Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare alle preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia. Per chiederti questo spirito più ardente che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna, guidare tutto l'essere mio, affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 14, 12 maggio 1922. Stavo pensando tra me, chissà in che l'ho offeso il mio dolce Gesù che non viene secondo il suo solito. Come può essere mai possibile che senza nulla la bontà del suo cuore santissimo, che facilmente trascende verso chi lo ama, ora deve resistere a tante mie chiamate? Ora, mentre a ciò e ad altro pensavo, è uscito da dentro di me, dal mio interno, e coprendomi tutta sotto un manto di fulgidissima luce, in modo che io non vedevo altro che luce, mi ha detto: figlia mia, di che temi? Vedi, per farti stare al sicuro e ben difesa, ti ho circuita sotto questo manto di luce affinché nessuna creatura e nessuna cosa possa recarti danno. E poi perché vuoi perdere il tempo col pensare in che mi hai offeso?
Per chi vive nel mio volere, il veleno della colpa non è entrato. E poi il tuo Gesù ti fulminerebbe se ti vedesse anche con piccole macchie di peccati e ti metterei fuori dal cerchio della mia volontà e tu perderesti subito l'attitudine di operare nel mio volere. Ah figlia, la santità nel mio volere non è conosciuta ancora. Ogni specie di santità ha la sua distinzione speciale. Molti nel sentire che vengo spesso da te si fanno meraviglia, non essendo stato mio solito farlo con altre anime. La santità nel mio volere è inseparabile da me e per elevarla a livello divino mi è necessario tenerla o immedesimata con la mia umanità o nella luce della mia divinità. Altrimenti come potrebbe l'anima tenere l'attitudine del suo operato nel mio volere se il mio operato e il suo non fosse uno solo? Ora l'anima che vive nel mio volere prende parte a tutti i miei attributi ed insieme con me corre ad ogni atto mio, quindi deve correre con me anche agli atti di giustizia. Ecco perciò che quando voglio castigare ti nascondo la mia umanità, la quale è più accessibile all'umana natura. E tu ai riverberi della mia umanità senti l'amore e la compassione che ho verso le anime e mi strappi i flagelli con cui voglio colpirle. Quando poi le creature ne fanno tante che mi costringono a colpirle, nascondendoti la mia umanità, ti elevo nella luce della mia divinità, la quale assorbendoti e beandoti in essa tu non senti i riverberi della mia umanità ed io restando libero colpisco le creature. Sicché o ti manifesto la mia umanità facendoti concorrere insieme con me agli atti di misericordia verso le creature, o ti assorbo nella luce della mia divinità facendoti concorrere agli atti di giustizia. È sempre con me che tu stai, anzi, quando ti assorbo nella luce della mia divinità è più grande grazia che ti faccio, e tu, poiché non vedi la mia umanità, ti lamenti che ti privo di me e non apprezzi la grazia che ricevi. Ed io nel sentire che concorrevo agli atti di giustizia, spaventata, ho detto, sicché amore mio, ora che stai colpendo le creature facendo crollare l'abitazione, sono io insieme con te nel fare ciò. No, no, il cielo mi guardi di toccare i miei fratelli. Quando tu vorrai colpirmi, io mi farò piccolo nel tuo volere, non mi diffonderò in esso, affinché non prenda parte a ciò che fai tu. In tutto voglio fare ciò che fai, ma in questo di colpire le creature non mai. E Gesù, perché ti spaventi? Nel mio volere non puoi esimerti dal fare ciò che faccio io. La cosa è connaturale ed è proprio questa la santità del mio volere. Non nulla fare di proprio, ma fare ciò che fa Dio. E poi la mia giustizia è santità e amore, è equilibrare i diritti divini. Se non avessi la giustizia mancherebbe tutta la pienezza della perfezione alla mia divinità. Così se tu vuoi vivere nel mio volere e non vuoi prendere parte agli atti di giustizia, la santità fatta nel mio volere non avrebbe il suo pieno compimento. Sono due acque fuse insieme che l'una è costretta a fare ciò che fa l'altra. Invece se sono separate, ognuna fa la sua via. Così la tua volontà, la volontà mia e la tua sono due acque fuse insieme. Ciò che fa l'una deve fare l'altra. Perciò sempre nella mia volontà ti voglio. Onde mi sono tutta abbandonata nella sua volontà, ma sentivo grande ripugnanza per la giustizia. Ed il mio dolce Gesù, ritornando, mi ha detto, se sapessi come mi pesa l'usare giustizia e quanto amo la creatura, tutta la creazione è per me come il corpo all'anima, come la corteccia al frutto. Io sono in continuo atto immediato con l'uomo, ma le cose create mi nascondono come il corpo nasconde l'anima. Ma se non fosse per l'anima, il corpo non avrebbe vita. Così, se mi ritirassi dalle cose create, tutte resterebbero senza vita. Sinché in tutte le cose create io visito l'uomo, lo tocco e gli do la vita. Sto nascosto nel fuoco e lo visito col calore. Se io non ci fossi, il fuoco non avrebbe calore, sarebbe fuoco dipinto e senza vita. E mentre io visito l'uomo nel fuoco, lui non mi riconosce né mi dà un saluto. Sto nell'acqua e lo visito col dissetarlo. Se io non ci fossi, l'acqua non disseterebbe, sarebbe acqua morta. E mentre io lo visito, lui mi passa davanti senza farmi un inchino. Sto nascosto nel cibo e visito l'uomo col dargli la sostanza, la forza e il gusto. Se io non ci fossi, l'uomo prendendo il cibo resterebbe digiuno, eppure ingrato, mentre si ciba di me, mi volta le spalle. Sto nascosto nel sole e lo visito con la mia luce, quasi ad ogni istante.
ma ingrato mi ricambio con continue offese. In tutte le cose lo visito, nell'aria che respira, nel fiore che olezza, nel venticello che rinfresca, nel tuono che colpisce, in tutto. Le mie visite sono innumerevoli, vedi quanto lo amo. E tu, stando nella mia volontà, sei insieme con me a visitare l'uomo e a dargli la vita. Perciò non ti spaventare se qualche volta concorri alla giustizia. Bene, la meditazione forse è bene farla partire proprio dalla sua conclusione, come se da essa partisse un fiotto, un raggio retrospettivo, ecco, di luce che illumina anche tutto quello che abbiamo visto precedentemente. Sono temi assolutamente fondamentali e la cui interiorizzazione, digestione, ecco, assimilazione è fondamentale, ecco, per imparare una delle caratteristiche fondamentali della vita nella divina volontà, che è stare H24 in rapporto con Gesù e saperlo riconoscere. Credo che proprio in una delle meditazioni mattutine, o forse in un recente intervento di qualche catechesi sulla divina volontà, insomma, adesso non ho sempre la capacità di ricordare bene i momenti distinti in cui dico alcune cose, però proprio recentemente, insomma, forse era proprio una meditazione, c'era un invito: guardati intorno e sappi che tutto quello che vedi è un atto di divina volontà, e noi questo dobbiamo impararlo. Quando beviamo un po' d'acqua, cioè in quell'acqua, vederci una carezza di Dio, perché l'acqua ci disseta, perché c'è Lui. Questo non è panteismo, attenzione, ricordiamo sempre a comprendere bene queste cose, no? Ecco, che ci sia, che si consideri la creatura come distinta da Dio, certamente, ma sua creatura, quindi suo veicolo della sua perfezione, della sua bellezza, della sua bontà, e soprattutto della qualità sostanziale che appunto la divina volontà dà a ciascun ente creato. Qui Gesù sta facendo un discorso proprio da un punto di vista filosofico, metafisico, relativo a quella che si chiama la sostanza, la qualità. Se io non ci fossi, il corpo, il fuoco, non darebbe il calore, perché la proprietà del fuoco è la sua sostanza intrinseca, che è appunto illuminare e dare calore, e gliela data l'Altissimo. E quindi, se tu ti scaldi al fuoco, devi riconoscere la visita di Dio in quella creatura e ringraziarlo, e pensare, se non ci fosse un atto di divina volontà presente in questa creatura non farebbe ciò per cui è stata creata, cioè scaldarmi. E così vale per tutte le cose, ma proprio tutte. Ecco che perché, ecco, imparando a vivere in questo mondo, si vive bene, si vive divinamente, si vive felici anche in mezzo alle prove, ai tumulti, alle tribolazioni inevitabili nella vita presente, e anche se sia quelle personali e sia quelle che riguardano invece i consorsi, diciamo così, collettivi in cui ci troviamo a vivere e operare, la nostra famiglia, il nostro ambiente di lavoro, la nostra città, la nostra nazione, il nostro continente, la nostra parrocchia, la nostra diocesi, la nostra chiesa, dovunque noi ci muoviamo, certamente possiamo, insieme a tante belle realtà, a tanti bei doni che il Signore ci manda nella vita, anche certamente vivere delle difficoltà, delle prove, dei momenti duri a vario titolo. Ma anche qui fortemente soccorre la corretta comprensione della divina volontà,
perché prove, tribolazioni e cose di questo genere sono sempre soggette alla divina volontà e dalla divina volontà permesse, o in alcune circostanze anche volute, perché se la divina volontà sa che da una sofferenza viene fuori un bene, certamente non esita, da buon padre, ad agire in questo modo. Ecco, qui ci riallacciamo subito al discorso della giustizia. Punto primo, la giustizia anche divina, Gesù spiega, è una perfezione. Cioè, se Dio non fosse giusto, mancherebbe qualche cosa. E se non avessi la giustizia, mancherebbe tutta la pienezza della perfezione, la mia divinità. Quindi la giustizia non è un qualcosa di brutto o di aggiunto a Dio, che meno ci pensiamo e meglio è. No, perché se uno ci pensa, tra l'altro, la giustizia è una virtù cardinale, cioè noi, quando sentiamo parlare di giustizia, pensiamo subito a possibili castighi, flagelli, punizioni divine in questa o nell'altra vita, eccetera, eccetera, no? Che sono cose che, rettamente comprese, evidentemente rientrano nella giustizia, ma la giustizia non è né solo e né principalmente questo, perché la giustizia, sapevano già gli antichi romani, consiste nel dare a ciascuno il suo. Cioè quello che si merita, premiare i buoni e retribuire i malvagi, d'accordo? Cioè, questo è proprio la connotazione essenziale della giustizia. Quindi non c'è solo l'aspetto negativo, ecco, che è la retribuzione dopo e la correzione, quindi le sanzioni correttive che il Signore ci manda in questa vita, al fine di ottenere la nostra conversione, perché tutto quello che cade in questa vita, questo dobbiamo tenerlo per certo, è sempre e solo finalizzato alla nostra conversione e alla salvezza della nostra anima. Qui non ci sono, e se non ricordo male, anche San Tommaso d'Aquino era molto chiaro in questo, non ci sono pene retributive in questo mondo, ci saranno dopo, perché le pene retributive in senso stretto, cioè le sofferenze che una persona si merita e che purtroppo i demoni possono porre in essere nel luogo degli eterni tormenti, ma entro i limiti, e anche qui non possono fare tutto quello che devono, entro i limiti in cui l'ingratitudine, la malizia, il numero e la specie dei peccati del dannato se l'è meritato, non di più, non di più. Quindi la giustizia non è soltanto, cioè, anche nella retribuzione, la giustizia funziona. Cioè, noi, per quanto riguarda la giustizia umana, se uno si merita, ha fatto un delitto per cui si merita 3 anni di carcere, non è la stessa cosa dell'ergastolo. E tu non puoi dare l'ergastolo a chi si merita 3 anni di carcere, e non puoi dare neanche 3 anni di carcere a chi si merita l'ergastolo. Che sarebbe un'ingiustizia, siamo tutti quanti consapevoli di queste cose, no? Ora in Dio, cioè, evidentemente questa cosa è presente e a livello perfettissimo. In Dio è anche evidentemente presente l'umanità di Gesù, come qui spiega, è bellissimo quello che dice, no? Luisa si lamenta delle privazioni, ma di che privazioni si tratta? Si tratta della privazione della presenza sensibile di Gesù, cioè quella legata alla sua umanità, che è quella che veicola, diciamo così, qui Gesù fa questa immagine, la sua misericordia. Gesù usa questa immagine, dice: attenzione, la mia umanità è veicolo di misericordia, mentre la mia divinità è veicolo di giustizia. Allora, che cosa dice? Quando voglio castigare quando voglio castigare, ti nascondo la mia umanità, perché? Che è più accessibile all'umana natura. E tu, i riverberi della mia umanità, cosa senti? L'amore e la compassione che ho verso le anime. Ecco, invece, quando le creature ne fanno tante che mi costringono a colpirle, ti nascondo la mia umanità e ti elevo nella luce della mia divinità, la quale, assorbendo e beando di essa, tu non senti i riverberi della mia umanità, ed io, restando libero, colpisco le creature. A te. Ed è bello quello che dice qui: sicché io ti manifesto la mia umanità facendoti concorrere insieme con me agli atti di misericordia verso le creature. E questo è quando Luisa lo sente, presente Gesù, lo vede, lo tocca.
o ti assorbo nella luce della mia divinità, facendoti concorrere agli atti della giustizia. Sappiamo benissimo, no, che la santissima umanità di Gesù è proprio l'espressione emblematica, l'espressione paradigmatica, l'espressione estrema, somma, della divina misericordia, perché Gesù ha preso una carne umana, di tutto il Nuovo Testamento, per che cosa? Per dare la sua vita in riscatto per molti, per soffrire per noi, per morire in croce, d'accordo? Per mostrare a noi un volto accessibile di Dio, perché in questo mondo Dio non lo possiamo vedere, quindi velato dietro la santissima umanità del Verbo l'hanno potuto, cioè, vedere e ascoltare personalmente i contemporanei di Gesù. Adesso Gesù si vela dietro l'Eucaristia, si vela dietro i suoi ministri fedeli, insomma, che non solo lo rappresentano, perché questo lo rappresentano tutti, ma lo rappresentano bene. Questo, insomma, speriamo che sia da parte del maggior numero possibile. E quindi occorre avere questa chiara comprensione, no? Attenzione, Gesù poi dice un'altra cosa, sempre importante. Dice che le manifestazioni sensibili sue nei confronti di Luisa erano tante. Dice: qualcuno si stupisce, molti nel sentire che vengo spesso da te si fanno meraviglia, non essendo stato mio solito farlo con altre anime. Ecco, è qui però Gesù dice: la santità del mio volere è inseparabile da me, e per elevarla a livello divino mi è necessario tenerla o immedesimata con la mia umanità o nella luce della mia divinità. Io penso che possiamo certamente applicare analogicamente questo discorso, diciamo così, allo sforzo ordinario, diciamo così, che noi facciamo di vivere nella divina volontà. E questo sarà palese, perché ci saranno dei momenti in cui, e questo è noto anche nella letteratura spirituale, Gesù si farà sensibilmente presente a te, non nel senso che lo vedi, come che ne vedi la santissima umanità, questa è una grazia straordinaria, ma le anime, insomma, di preghiera sanno benissimo quante volte Gesù si fa proprio sentire, ma sentire non ci sono dubbi che sia lui, attraverso le esperienze che si vivono nella preghiera. E si sa anche che ci sono invece poi dei momenti in cui sembra che siamo stati lasciati da soli, insomma, sembra che Gesù si è ritirato, uno comincia a pensare, dice, ma che ho fatto? Si esamina un po', dice, sì, certamente le miserie, le debolezze della vita quotidiana, tutte non riesco a controllarle, ma non mi sembra di aver combinato un guaio così grosso. E che è successo? E non è successo niente. È successo che in quel momento Nostro Signore ti toglie la percezione della sua presenza, anche perché tu possa fare degli atti di fede grandi, nel fatto che lui c'è sempre, è con te, ti vede, ti ascolta, ti guida, ti accompagna, ti tiene unito alla sua volontà, anche quando ti manca quella percezione bellissima, suavissima e sensibile di ciò che egli fa. Ecco, quindi certo, Gesù dice a Luisa: perché vuoi perdere il tempo col pensare in che mi hai offeso? Noi è sempre bene, io ritengo, insomma, almeno parlo per me, che stiamo un pochino attenti, perché ecco, esaminiamo sempre bene la nostra coscienza, perché certamente se combiniamo qualche guaietto, specialmente se qualche guaietto è di tipo volontario, guaietto significa non un'imperfezione, ma significa un peccato veniale in senso stretto. Ecco, il peccato veniale macchia, quindi è una macchia, è una cosa brutta. Ecco, già altre volte, insomma, abbiamo avuto modo di meditare che, come dire, San Paolo dice nelle sue lettere che non ci può essere nessun tipo di alleanza tra Cristo e Beliar, usa quel termine che gli esegeti, insomma, dicono, pare che sia il nome di un diavolo, insomma, questo. Se non ci può essere nessuna alleanza tra il diavolo e l'acqua santa, insomma, no? Allora, tra divina volontà e peccato non ci può essere alleanza. Questo dobbiamo mettercelo bene in testa, questo qui. Cioè, non il peccato volontario, chiaramente, perché quando si parla di peccato, il peccato in senso stretto è il peccato volontario, non sono quelle cose
La Chiesa stessa, insomma, insegna, no? Che la non volontarietà di un atto addirittura toglie la mortalità anche ad un atto che sarebbe oggettivamente grave. D'accordo? È un atto lieve quando non è pienamente volontario, pur essendoci, però non ha quella forza distruttiva, insomma, e devastante che ha sull'anima per sé e fuori di sé, che avrebbe lo stesso atto qualora fosse volontariamente, qualora fosse compiuto con perfetta volontarietà. Ecco, questo dobbiamo tenerlo presente, quindi, sempre per fare gli esempi di scuola, uno dei peccati volontari, veniali volontari più diffusi, che è la bugia, specialmente di scusa, e qui non possiamo farla entrare, quindi io non posso mentire sapendo di mentire, quindi, cioè, fare un'operazione, dice, quindi mi trovo in una situazione e dico no, adesso devo raccontargli una balla perché non c'è altro da fare. Quindi questo sarebbe un atto perfettamente volontario e non si deve fare. È diversa una situazione in cui uno viene preso in contropiede, un tackle, insomma, fatto uno sgambetto, gli viene fatta una domanda indiscreta e lì per lì non sa che non può rispondere dicendo tutta la verità, e non riesce, diciamo, a pensare bene, quindi sbofonchia qualcosa, gli scappa una mezza verità o cose del genere, no? Quindi, ecco, però, come dire, la menzogna premeditata, quindi studiata, ha detto, vabbè, senti, qua non lo possiamo fare, perché c'è sempre poi il modo per dire il vero senza dire tutto, quando questo fosse necessario. Questo perché il peccato macchia l'anima. E Gesù qui dice, Gesù ti fulminerebbe il tuo Gesù se ti vedesse anche con piccole macchie di peccati. È chiaro che qui parla di un'anima altissimamente privilegiata, quindi le anime altissimamente privilegiate non se le possono permettere queste cose qui, quindi noi che siamo poveri comuni, peccatori mortali, sicuramente Gesù ci farebbe una bella ramanzina se ci vede fare delle colpe mortali, ma speriamo che non ci fulminerebbe, insomma, seduta stante, no? Perché ecco, a chi molto fu dato, Gesù spiega che molto sarà chiesto, però deve essere comunque chiaro che non c'è vita nella divina volontà se c'è, come dire, disponibilità a scendere a compromesso col peccato. Col peccato non si può fare mai in nessun modo nessun compromesso, così come col diavolo non si fanno compromessi di nessun tipo, non si fanno concessioni di nessun tipo. Anche col diavolo non si parla, al diavolo non si fanno concessioni, non si fanno promesse, meno che mai lo si prega o cose di questo genere, insomma, no? Quindi, ecco, siccome il mondo del peccato è il regno del diavolo, è il mondo del diavolo, che è peccatore fin da principio, come dice Gesù nel Vangelo di San Giovanni, noi da lì dobbiamo starci alla larga, perché noi dobbiamo stare a contatto col mondo di Dio, che è il mondo della luce, che è il mondo della verità, che è il mondo della santità, non con il mondo del diavolo. E comunque Gesù, così concludiamo, spiega questo rapporto molto peculiare, molto intimo, che Luisa ha avuto e che non è escluso che possano avere evidentemente anche anime che entrano a fondo nel regno del divin volere, non lo si può escludere, ecco, poi è la vita, insomma, che vivremo, che dirà se e quanto queste cose sono realmente effettivamente possibili. In ogni caso, questa presenza viva e costante di Gesù, lui dice, è necessaria per tenere l'anima immedesimata con la mia umanità o nella luce della mia divinità. Perché? Perché la vita nella divina volontà significa tenere un'attitudine costante dell'operato nel divin volere. Facciamo tutto insieme, si dice nell'atto di fusione, no? E non c'è niente di cui spaventarsi, perché vivendo nella divina volontà, ciò che fa Gesù lo facciamo noi. Questo è un mistero grande, insomma, evidentemente che va ben digerito anche questo, ma nulla fare di proprio, ma fare ciò che fa Dio è la santità del mio volere.
nulla fare di proprio, ma fare ciò che fa Dio. Bene, Santa Vergine Maria, aiutaci a stare sempre di più, ecco, immersi in questa divina volontà che ci circonda e costantemente ci visita. Possiamo volgere quanto più spesso possibile il nostro pensiero a questo. Possiamo farlo in qualunque momento, insomma, perché il nostro respiro è ininterrotto e almeno qualche volta pensare quando stiamo respirando e ringraziare Gesù e la sua presenza nell'aria che respiriamo, attraverso cui ci consente di mantenere nell'essere la nostra vita biologica, dall'ossigeno non solo ai nostri polmoni, ecco, ma al nostro sangue, tutta quanta la nostra persona. Ecco, e, ecco sono atti, ecco, piano piano da fare nostre, ecco, da farle diventare sante abitudini, quindi creare proprio un habitus costante dentro di noi, ecco, che ci consenta di poter vivere in questa accoglienza continua dell'amore di Gesù, ricambio di esso e ringraziamento continuo per tutto ciò che ininterrottamente ci dona. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.